Bene, con questo piccolo video voglio mostrare come si può trasferire in un documento testuale, e quindi farlo diventare magari ipertestuale o come voglio, un'immagine creata con TuxPaint o presa da internet o presa da qualsiasi sorgente. Anche per esempio da Ara Word, che grazie al fatto di avere 20.000 immagini in database mi permette di arricchire qualsiasi comunicazione, anche testuale, non di comunicazione aumentativa, ma di comunicazione aumentata, grazie a tutte le immagini che io ho. Quindi ho in Sode Linux tre file aperti, software aperti, ho Ara Word sul primo desktop, Writer sul secondo e TuxPaint nel terzo. Bene, a questo punto io posso scrivere, l'esercizio è trasferire immagini dagli errori catturati dal desktop su documenti di testo o presentazione o. Bene, questo è l'esercizio. Allora, per esempio, sottoscrivo TuxPaint e vedremo come trasferisco quell'immagine qui. E sotto, a una certa distanza, scrivo Ara Word, giusto per capire. E qui sotto metto internet. E qui sotto metto altro documento. Bene. Allora, gli strumenti che userò per fare questa cosa sono lo strumento di spostami sul desktop e il cattura immagine. Bene. Clicco cattura immagine che abbiamo messo nell'avvio veloce di Sode Linux come si apre di default e scelgo seleziona l'area da catturare. Cattura, clicco cattura, seguitemi che così lo fate anche voi e a questo punto ho una crocetta che mi delimita uno spazio e io adesso catturo solo la parte disegnata. Appena rilascio il mouse, il computer, questa schermata, mi fa scegliere se A, copiarla negli appunti, salvarla e dove? A me non interessa salvarla, è un documento di lavoro, quindi copio negli appunti, vado sul documento, tasto destro, incolla e la mia immagine nella risoluzione di partenza arriva sul documento di testo, però è un carattere che è stato messo in quel punto lì, quindi devo trattarlo come un'immagine. Cosa faccio? Tasto destro, disponi, allineamento, scorrimento, ancoraggio. Bene, scelgo ancoraggio alla pagina e poi tasto destro ancora, scorrimento attraverso. A questo punto l'immagine è un oggetto che posso mettere dove voglio. E me la metto qua. Adesso voglio un'immagine di Ara Word. Cambio monitor, vado su Ara Word. Siccome Ara Word ha 20.000 immagini, scrivo casa. E io voglio mettere questa immagine dentro il mio testo. Riparto con la macchinetta, seleziono l'area, cattura schermata, però voglio solo la casa, non la parola. Eccola qui, fatto. Copio, dove va? Nella RAM. E tasto destro, incollo. Ecco la casetta. Ovviamente vedete che è un po' sgranata perché parte con quella risoluzione e quella resta. Quindi se voglio un'immagine definita, vedete che sposta il testo perché devo ancora governare la sua posizione. Ma se io gli dico ancoraggio alla pagina e scorrimento attraverso, ecco che la metto dove voglio. E la metto qua dove c'era Word. E poi voglio un'immagine di internet. E allora cosa faccio? Ara Word non mi serve più, apro un'immagine da internet e cerco da internet un'immagine qualsiasi, ad esempio per immagini cerco casa. E siccome io sono ligio alle regole sono ligio alle regole dell'uso delle immagini, dico alla macchina che voglio solo immagini libere da diritto d'autore, quindi che posso usare liberamente.
A questo punto le immagini di casa libera, vedete, sono molto meno, ma però questa mi garba. Va benissimo, clicco, la vedo, la catturo con il solito sistema, la copio, vado sul testo ed ecco che la mia immagine è qui dentro. La ridimensiono e questa volta sarà molto definita perché l'immagine era una grande immagine. Dove sta adesso l'immagine? È diventata testo. E se questa immagine io volessi, non so, spostarla di qua di là, ovviamente ancoraggio. L'immagine poi è proprio un'immagine e va trattata come un'immagine. Se voi cliccate tasto destro, piano piano, formato immagine. Io ho LibreOffice 5, voi non avete formato immagine, avete il menu immagine. Si apre questa finestra e decidete se metterci dei bordi, se non metterceli, se tagliarla, insomma, avete delle opzioni di lavoro. Ecco, spiegato come un documento che parte immagine diventa porzione di testo all'interno di un documento composto con l'uso del cattura immagine. Voglio farvi mostrare questa cosa molto interessante di LibreOffice Writer. Io chiudo TuxPaint e apro Impress, programma per fare presentazioni. Impress e LibreOffice Writer, che vediamo di qua, dialogano direttamente, quindi tutti i contenuti di Impress vanno su Writer e viceversa. Quindi l'immagine casa che ho preso da Raword, se io clicco tasto destro, copia, vado su Impress e tasto destro, incolla, me la porto dove voglio. Quindi chi fa presentazioni e chi fa testo se le può gestire come gli pare. Anche l'immagine di coso, copia e incolla. E qui la gestione della posizione è ancora più semplice. Addirittura Impress permette anche tante altre funzioni, come vedete, che anche Writer è un po' più farraginoso. Questo dimostra la portabilità delle immagini di LibreOffice e la cattura delle immagini fatta con Sodo Linux 2000.